nessuno, ti giuro, nessuno. A sveglia ha funzionato. Queste sveglie digitali. Queste sveglie digitali, vai, esci. Ma Baldini, come mai ieri non sei venuto? Perché mi si è scaricata la pila. Ora dimmi un'altra, vai. No, è quella. Qual è? Ti sei scaricata là? La pila dell'orologio con il quale mi si è Attenzione! L'unico sbarco, Lara. Signore e signore, anteprima! Fuori programma, su Radio 1. Io non ho colpi, allora adesso dimmi che c'è. Perché questo PM se la prende con me. Attenzione! Notizie, non siete mai pronti. Non siete mai pronti. Si comincia subito il The Day After the Rolling Stone a Roma, dove ieri si diceva hanno lasciato lo schifo, la sporcizia. La prima sono stato io, ho fatto carne di porco ieri. A un certo punto avevo una bottiglia di vino degli Castelli, ho cominciato a rodearlo senza tappo e buttavo vino tutti perché vai. Uno se ne trova insomma una festa non ci fai più caso, certo, adesso sì. Che c'ho un si rompono gli schemi, dobbiamo prendere con questi qua, non è che ce la dobbiamo prendere con questi qua, nessuna mozzetta sto pure in bolletta, la casa Pantelleria pensavo neanche che fosse mia. Allora, abbiamo con noi il presidente De Laurentiis, è tornato a trovarci. Bene, allora, sono talmente tranquillo che posso chiederle così, tranquillamente, come procede la trattativa col Barcellona sulla cessione. Lei è un coglione! Perché? L'ho anche fatto finire! Ma guarda, ma lei allora riesce a farmi perdere le staffe? Non l'ho anche fatto finire! Mi sono ringraziato, infatti sono una persona raramente. Che raramente perde il controllo, se no la prenderei a ceffoni. No, no. Addirittura sa cosa farei? Guarda, senta questa, sì. Le lusserei il collo, sì. E poi la metterei a guardare una partita di tennis. E lo sa perché? No. Lo sa perché? No, non lo so. Chi sono io? Aurelio dell'Aurelio. Con? Con il nome tronco. E poi? Con due vocali che finisce il nome con due vocali e inizia con un'altra vocale. E le due I dove le mettiamo? Entriamo, non abbiamo ancora parlato, eh? No. Ci addentriamo nel mondiale. Ecco. Allora leggiamo la Gazzetta dello Sport, abbiamo il titolo. No, a casa no. No, Balo con casa, Immobile, no. Per dire a tutti che non finisce qui. Noi siamo ovviamente con i nostri, Ale Azzurri. Italia! Oh, Italia! Oh, Italia, oh, Italia, oh. Allora, come la vede questa partita con l'Uruguay? Ciao Fabio, sì. Allora che questa sera la nostra nazionale scenderà in campo con un 4-4-3, 4-4, 5-3-2 e uno in porta. A parte che io sono Marco e non Fabio, ma scusa Beppe, ma che modulo è? Non ci sono un po' troppi giocatori? Hai ragione Fabio, sì, abbiamo persa con il Costa Rica. Fabio. Non mi risulta. Non mi risulta Fabio. Fratelli d'Italia, l'Italia si attesta, dell'elmo di Scipio si cita la testa, dov'è la vittoria, nel Borga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Sono fatto corto, mi ha fatto la morte, sono fatto la morte, mi voglio da morte. Colovati era un calciatore Colovati, che lo vedevi? Era Colovati. Pensa che era calvo. Ma come calvo? C'era la cesta. È da un po' che non sento. Salve, buonasera. Domani speriamo di avere il plastico dell'Uruguay. Sì. Di avere Oscar Tabarez appeso lì, appeso. Spero sia così. In bocca al lupo, io direi una grande toccata di coglioni. Sì.
signori, Radio Mamma. Rosanna, Rosanna, I didn't know you were looking for more than I could ever be. Senta, allora, volevo sapere, ci sono stati gli MTV Music Awards, ma lei non c'era. Ma che schifo di... Je m'en vais, je m'en vais. Traduit però. Io non vado. Je m'en vais. Io vado. Testa di cane. Questa l'ho capita. Allora ragazzi, devo solo dirvi che sul Baldini è crollato. Lei i mondiali li guarda, cambiamo argomento, ma immagino tifi per la nazionale francese, giusto? Che faccio fa? Bien sûr! Cioè, sicuramente. Ma bien sûr! Vincono? Vincono perché hanno un'immagine molto cool. Volete sentire il nuovo inno che c'è fatto? Ho remixato la Marsigliese. Ah, sentiamo. Attenzione, s'il vous plaît. No, è uguale. Ah. Ma no! Che roba è? Rifateci il finale solo per Dubai, che è troppo bello. La uso come suoneria del telefonino. È proprio. Possiamo dire che lei non è soddisfatto delle scelte di Brandelli. E certo, possiamo anche dire che lei è un cretino. Cosa? Perché? Sempre io. Un villano. Uno screanzato, un porco.